Vito, qua ci troviamo alla masseria mia, quella che c'avevo, Bondo la Fusser. Io sono figlio di Caterina Sparrone Antonio Ferri. Hai capito bene? Molto bene, sì. Quindi adesso, piano piano, tu stai fotografando la mia casa e andiamo a vedere anche il di dietro, dove c'è il frutteto. Hai capito, Vito? Tu sai, ci sono pure le ragazze dietro, eh? Andiamo a vedere cosa. Purtroppo non bisogna abbandonare le Ah no, ragazze. no, 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 sono sempre presente quelle. Ecco, andiamo piano piano. Questo è il mio roccaio dove ci sono i fiori. Eccolo qua. Adesso andiamo alla parte sinistra. Continui, continui, continui. Adesso c'è una pergola di fagioli. Vedi i fagioli. Come vedi, le nostre tradizioni non le abbiamo dimenticate. Questa è una zucchina. Poi c'è la pianta di fico. Eccola. Poi abbiamo il pesco senza frutta perché è finita. Quelle sono le pere, l'altra pianta è una pera, la pera di Sant'Antonio. Vito, adesso girati alla parte destra, guarda qua, la pergola. Ai ai ai, o stanno a venire anche le Lei mi si signorine? minaccia a me. Stanno a venire le signorine! Venite, venite, Guardala venite! del bello assunto. Venite! Poi non mancano i pomodori di Antonio Ferri, fatte, cresciute e pasciute. Hai capito? Però mia moglie ci ha messo i semi. Ecco. Veramente io ho fatto la semenza. Continui. Non dimenticare, attenzione alla piscina, vai dentro l'acqua. Non ci stanno. Guarda che bellezza. Questa è tutta fragola. Tutta fragola. Penso che i nostri compaesani saranno contenti a vedere questa masseria di ricordo, dove tutto cresce e si fa grande. Guarda il pomarolo, guarda, quello sono i fagioli dietro. Guarda il pomarolo. Vieni, vieni. Ma loro come parlano? Le pomarole, guarda, guarda là. Sono piccole, c'hanno le stanno.
bello l'acqua, chiaro chiaro. Sì, sì. Questa è la notte, mia moglie se l'aveva sciacquato. No. Cosa da matti. Vedi, questa è una pruna. Vedi, vieni sotto, vieni sotto, vedi quanto sono bella. Guarda, guarda, guarda le trecce. E come fai a dimenticare? Qui ce n'è ancora un'altra. Sì, i parigini, no, che ci sono io. Guarda, che bellezza, andiamo tutti a Venezia. Comunque, come vi ripeto, miei cari compaesani, quando venite qualche volta a Montreal, venite a trovarmi, perché alla masseria mia c'è posto anche per voi. Grazie e tenetevi forte come l'aceto, capito?